poesia, contempla il mondo con gli occhi dell'anima, affida alle parole l'eco di ciò che risuona nel proprio intimo. Poesia, natura dell'essere, espressione del mondo interiore. Nasce dal nulla, si colora di mille, mille luci e colori, manifestazioni del sentire. Racchiude in sé stati d'animo fugaci, felicità e dolore, vita e morte. Fotografa ed esprime il momento nel tempo e, volteggiando, corre verso l'infinito. Ogni anno la DILT entra nelle scuole pratesi con progetti di prevenzione primaria e con premi per i giovani studenti, di cui oggi abbiamo una corta rappresentanza. Questi premi sono sostenuti da associazioni quali CAI, Sezione di Libertini, l'Associazione Sport del Prato, Club Service Rotary Filippo Lippi, in cui c'è il dottor Candidi, e il Lions da Fine. A loro vale il nostro ringraziamento insieme a tutto lo staff della DILT e agli operatori della DILT, senza i quali questi progetti non potrebbero essere realizzati. L'evento di oggi, Arte, Musica, Poesia, oggetto del premio 2023, è stato preceduto dalle dolci note del quartetto d'archi, diretto dal maestro Lia Orlando, a cui si è unito il maestro Alfredo Kelly, con il tema di Marinetta da lui composto, e dalla lettura di una poesia da parte di Marta Raffaelli, studentessa del Cironi in Rhode Island. Applauso. Buongiorno.
Buongiorno a tutti anche da parte mia, benvenuti a questo evento che mette al centro, al solito, la prevenzione, i temi legati alla salute e al benessere psicofisico, che poi è la mission che da sempre contraddistingue l'ILT. L'ILT che è sempre attenta a sensibilizzare i giovani, le nuove generazioni rispetto a questi temi e a cercare di trasmettere ai ragazzi buone pratiche e sani stili di vita. Innanzitutto grazie a tutti gli studenti che sono qua e i loro docenti che ci fanno compagnia, grazie alle istituzioni che partecipano a questa mattinata, vedo l'assessore Flora Leoni del Comune di Prato, grazie per essere con noi. E partiamo subito quindi dai contenuti di questo concorso che vi ha visto protagonisti quest'anno, quindi vi ha visto impegnati sul campo. Lo ricordiamo dal titolo Le neuroscienze, arti visive, musica, poesia per il benessere psicofisico. Allora, chiedo di raggiungermi alla dottoressa Brunella Lombardo, psicologa della LILT, per parlare dei contenuti di questo concorso che cerca di avvicinare i giovani alle neuroscienze. Abbiamo un altro microfono, altrimenti passo il mio. Ecco, quali benefici producono le arti visive, la musica e la poesia nei giovani intanto? Allora, attraverso questi strumenti di espressione, quindi l'arte, la musica e la poesia, i ragazzi si sentono parte di un processo creativo che li vede costruttori attivi, riescono quindi a acquisire consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie potenzialità. Questo ovviamente favorisce una buona autostima. E invece per i pazienti, per le persone malate? L'arte, la musica e la poesia hanno una valenza ovviamente terapeutica in oncologia e i pazienti hanno bisogno dei mezzi, diciamo di questi strumenti per poter fronteggiare e combattere la malattia e ovviamente la creatività induce degli impulsi cerebrali che stimolano positivamente l'intero sistema endocrino e questo porta a una riduzione sintomatologica, quindi di tutti i sintomi che sono di reazione alla malattia, quindi stiamo parlando di dei sintomi depressivi, dei sintomi ansiosi, anche dello stress, e porta quindi a una riduzione anche del dolore e della fatica che è legata ai trattamenti. Possiamo dire che è una vera e propria medicina. Esattamente, è una vera e propria medicina per l'anima, sì. Grazie, grazie alla dottoressa Brunella Lombardo per averci psicologico gli effetti quindi dell'arte, della creatività. E adesso siamo al momento clou perché dobbiamo consegnare appunto i premi agli studenti dei tre istituti che hanno partecipato al concorso. Io farei intanto un bel applauso a tutti per aver partecipato. L'impegno quindi e la serietà con cui si sono confrontati con questa bella sfida e chiamo accanto a me il dottor Alberto Candidi, direttore sanitario della LILT, per la consegna del premio e degli attestati a 6 vincitori. Eccolo qua. Partiamo subito con i ragazzi dell'Istituto Copernico. Ci dirà appunto il dottor Candidi i nomi dei vincitori. Prego, si può girare a favore di pubblico e di camera. Sì, la sentiamo. Allora, sull'elaborato artistico del concorso, le neuroscienze, arti visive, musica, poesia, benessere psicofisico, è premiata Beciattini Giulia. Congratulazioni! Ecco Giulia, avvicinati, eccola qua. Questo è l'attestato. Complimenti. La soddisfazione per questo riconoscimento. Com'è stato confrontarsi con questo tema? È un tema comunque deve interessare sempre di più alle persone, perché è una cosa che cresce sugli altri, ma soprattutto su me stessi. E quindi, come l'hai interpretato? Io ho portato una foto e l'ho interpretato come la musica, che riesce, la musica e l'arte in generale, che riesce a dare beneficio appunto alle persone che si trovano in momenti di difficoltà e riesce a far provare la poesia in una situazione che magari ci mette un po', certo. Complimenti Giulia! Ecco, ancora giusto un altro studente del Copernico. Del Copernico, sull'elaborato scritto del concorso, Soramo Elisa Nipo. Eccola qua. E complimenti.
anche per te vorremmo avere un commento su questa esperienza. Allora, inizialmente non sapevo come approcciarmi perché mi sembra un tema così bello ma allo stesso tempo così complicato. Non sapevo se sarei riuscita a dare l'importanza che merita e ho cercato di scrivere con il cuore sinceramente tutto quello che ho sentito che si lega al tema e alle neuroscienze e alla musica. Io sono il pianoforte, sono musicista, ho cercato anche di portare la mia esperienza musicale a quello che la musica mi ha aiutato ad affrontare. Bellissimo, bellissima. Bravi davvero ragazzi. Adesso passiamo a San Niccolò, conservatorio San Niccolò. Allora, per il San Niccolò abbiamo Bigaglio Umberto. Bravo. Vincitore della laureata di Giuseppe. Complimenti Umberto. Soddisfazione. Sì, sono contento che sia piaciuto mi ha lavorato artista, il disegno. Come lo hai sviluppato? Dici. Vabbè, un disegno l'ho ripreso. Ripreso, diciamo. Scrivicelo. No, la testellata di Van Gogh, perché penso sia, cioè penso, è il mio quadro preferito, penso che suscita molte varie emozioni, dai colori, dalle sensazioni. E quindi ti sei ispirato, diciamo. No. Sì, c'era, era no, sono contento, mi è piaciuto fare questa esperienza. Grazie e complimenti, è davvero una storia. Corso del prossimo anno, quindi per illustrare e anticipare i contenuti, chiamo la dottoressa Elena Cecchi, biologa collaboratrice della LILT, per capire innanzitutto come nasce il concorso del prossimo anno. Prego, dottoressa. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, il concorso che abbiamo, che la signora ha presentato, ha due finalità principali. La prima è avvicinare i giovani studenti alla difficile tematica del dolore. E la LILT ha preparato questa pubblicazione che contiene degli approfondimenti su questi temi, precisamente partendo dalla spiegazione del dolore da un punto di vista proprio meccanismi fisiologici per arrivare agli aspetti fisici, psichici della persona che soffre, quindi del malato, in particolare del malato oncologico. E poi si prendono anche in considerazione altri aspetti, quali il rapporto del malato con i suoi familiari, il ruolo che devono svolgere i medici nell'accompagnamento di questa persona per rendere la sua vita il più normale, fra virgolette, possibile in queste situazioni difficili, e poi anche per finire con la situazione del fine vita che si presenta quando la malattia raggiunge gli stadi terminali, quindi si affronta anche il problema delle cure palliative, dell'assistenza nelle strutture specializzate, tutti argomenti molto importanti, delicatissimi, certo, che vengono anche oggi molto discussi. Però il concorso è anche un'occasione di stimolo rispetto ad un altro grande infatti, tema. Infatti, io volevo appunto dire questo, che i giovani si trovano in una situazione sociale, in una popolazione che sta invecchiando. Noi sappiamo che l'aumento della speranza di vita e anche il crollo del tasso di natalità determina una situazione per cui nel futuro la popolazione italiana sarà sempre più anziana e quindi troveremo all'interno della popolazione sempre più persone fragili, malate, che avranno bisogno dell'aiuto di quelli che stanno bene, cioè dei giovani in questo caso. E quindi ecco, questo è uno stimolo per spingere
i ragazzi anche verso attività di volontariato. Questo è molto importante perché tutti possono fare la loro parte in modo prezioso. Esatto. Una piccola goccia nell'oceano che però lo alimenta costantemente. Esatto, e poi c'è da considerare che secondo me nella nostra società l'individuo viene visto, valutato solo per la sua produttività, per quello che fa di attivo, quindi la persona fragile, la persona malata, la persona anziana viene un po' messa da parte, e quindi è importante che i giovani invece sappiano riconoscere anche il valore dell'esperienza della persona che se è malata e anziana. La seconda finalità altrettanto importante del concorso è quella della prevenzione, di stimolare la prevenzione primaria, che poi è la mission della LILT. Noi sappiamo che le malattie degenerative e tumorali sono strettamente correlate con situazioni ambientali, con abitudini di vita. Basti pensare per quest'ultimo discorso al fumo di sigaretta, all'abuso di bevande alcoliche, all'uso di sostanze come droghe, eccetera. Ora, se i ragazzi prendono consapevolezza di questi problemi, probabilmente tenderanno ad assumere comportamenti invece salutari, quindi da subito, magari per fare un esempio, adottare uno stile alimentare sano ed equilibrato, secondo il dettame della dieta mediterranea, e questo farà sì che la loro salute sarà sicuramente mantenuta sia nel quotidiano, per l'oggi, ma anche per il loro futuro, perché questi diciamo, comportamenti sono quelli che garantiscono lo stato di salute. Grazie dottoressa Cecchi per averci stato. Ricordare che i concorsi sono stati sostenuti dall'Associazione Sport per Prato, dal Lions Club Prato Datini e dal Rotary Club Filippo Lippi. La LILT di Prato ha in programma altri progetti con l'Istituto Francesco Datini, sostenuti dal CAI sezione Emilio Bertini. Chiudiamo a questo punto con una foto di rito mentre risuonano le note della primavera di Vivaldi. Grazie a tutti per aver partecipato. Sì, i vincitori possono avvicinarsi per la foto di rito. Venite qua, almeno facciamo appunto un bel gruppo.